Stiamo già registrando Laura, quando vuoi, raccontami la tua situazione, dammi i tuoi punti, vai. Allora, io già da piccolina, diciamo che avevo delle, mi succedevano delle cose strane, quindi come assenza di coscienza, c'ero e non c'ero. Diciamo che al mare una volta è successo che ho visto proprio, insieme a tutta la mia famiglia in realtà, una navicella passare. E abbiamo due ricordi diversi, io me lo ricordo in un posto e mio fratello in un altro. Dopodiché, come posso dire, ho sempre avuto l'idea di essere seguita, ho sempre avuto molta paura di essere violentata, di notte avevo sogni che vedo una figura maschile alta, lunga, con dei ricci, è sempre quella, e in pratica lui fa delle cose con me, io non vedo mai le mie mani. Ok, Questo nel quindi sogno, questo nel sogno, ma è sempre la stessa persona. Una volta ho sognato che partorivo gatti. Tanti gatti, io adoro i gatti, il mio gattone nero a casa. Una volta ero ancora a casa di mia madre, io sono una ballerina, sono stata molto tempo in giro e, ritornando a casa, ho sentito una vibrazione bassissima con un orecchio solo. Io, siccome sono una ballerina, so distinguere, cioè è impossibile sentire una vibrazione con un orecchio solo, è proprio impossibile. E l'ho sentita per un bel po' e c'era come qualcuno che ha controllato tutto ciò che c'era intorno a me. Poi ti dico anche altre Ah, cose scusami, durante allora hai la... sentito una Sì, dimmi. vibrazione solo da un orecchio e Assolutamente poi sì. un'altra cosa era che il sogno della persona con la persona fa qualcosa con te, però tu non vedi le tue mani. No, è come se io venissi violentata fondamentalmente, cioè io sono ferma, come Ah, tu sei stesa. violentata. Ok. Ok. Vibrazione con un orecchio, Con vibrazione. l'orecchio che ha sentito anche mio fratello, che era in un'altra stanza, solo che ho sentito qualcosa che faceva come uno scanner di tutta la mia camera, tutto intorno a me, ma non erano visibili. Poi, altra cosa, la notte, a volte mi trovo gli abiti, cioè non mi trovo gli abiti addosso. Vabbè, e di solito io mi ricordo se mi levo le cose o no. E altra cosa, una volta mi sono sentita proprio risucchiare fuori dal corpo. Ok, quindi tu vai a Sì. Esatto, letto col pigiama, supponiamo, e mi trovo una parte, ti esatto, una svegli parte che non c'è, sì. e ti torna vai a un. Oppure è invertito, boh, strano, sì. E due, altra cosa che mi succedeva spesso, è proprio mi sento risucchiare fuori, mi sento come il corpo, sai quando ti si formicola tutto? È come se qualcuno mi portasse fuori dal corpo e ho dovuto concentrarmi su una figura energetica molto forte per me, che mi ha messo spirituale, che mi ha riportato dentro, ma è stata una bruttissima esperienza. Ultimamente sento di uscire dal corpo e di scacciarmi, sento sempre se Allora, osservata. usci dal corpo e il tuo maestro spirituale ti ha riportato dentro? Esattamente, perché pensavo che da sola non ce l'avrei fatta. Sì. Però tu hai chiesto aiuto a lui? Ah, ok. Va bene, altro? Boh, fastidi fisici, soprattutto a parte destra del corpo adesso, grosse allergie alimentari, dolori strani, che, infiammazioni. Oh, io sono molto intuitiva, a volte vedo delle cose, non vedo con gli occhi perché non voglio vedere, però vedo cose dentro il corpo che io cerco di dissolvere. Ok, ci capiamo, no? Va bene, pronta? Da Sì. quello che mi dici sembra che tu abbia un'ottima suscettibilità ipnotica, Quindi adesso io provo una corta induzione, ma Aspetta, se che ti volevo dire ancora una cosa che mi sono dimenticata. Una volta io ho fatto un rilassamento, sai, semplicemente respiri, si chiama rebirthing, una cosa del genere, e mi sono vista a metà non umana, cioè ho visto un braccio che non era umano, ho detto, boh, cioè ero io così, faccio, ah, se io sono così, magari arrivano robe strane per forza, non so. vediamo. Ecco, ok. Bene, chiudi gli occhi, Laura. Sì. Allora, io adesso conto da 10 a 1 verso il basso, in modo che tu ti possa rilassare, però se mentre conto cominci a visualizzare delle cose, dimmelo, non continuiamo, non perdiamo tempo. Se no, lascia che conti,
se ci sono delle visualizzazioni così leggere, sì, lascia che ti rilassi sempre di più. Arriviamo fino al numero 1 e poi andiamo a vedere cosa succede. Conto da 10 a 1 e ti rilassi. 10, 8. Vedo già un cerchio. È buio e sono come in un giardino. Cosa succede? Vai avanti, raccontami quello che vedi. Adesso c'è una luce che mi porta su. Adesso sono dentro un qualcosa che non vedo, però sento come un po' di paura. Sto cercando di vedere, ma è come se fosse buio, è come se fosse tutto Ok, spento. intanto ferma il tempo. Mentre sei lì, osserva dov'è il tuo corpo fisico. È qui? È lì. Sei partita da un giardino, corretto? Sì. Osserva quel giardino, da dove sei adesso. Come lo vedi? Vedo degli alberi, ma è notte. Ci sono le stelle. E osserva il punto del giardino da dove sei partita. Da dove sei poi salita verso l'alto. Cosa vedi lì? È Facciamo come se così. non vedessi, sì, non Sì. vedo più niente. Torna indietro nel tempo, quando sei nel giardino. Sì. Bene, torna ancora indietro nel tempo, quando non sei nel giardino, quando non sei ancora lì. Bene. Dove sei? Dove ti trovi? Vedo, mi vedo su un'altalena. Bene, quanti anni Piccola. hai? Più Piccola. o meno? 6, 8 anni. No, Sei da sola? Bene, c'è mio papà. 6-8 anni. È giorno, notte, sera? È giorno, sono su un'altalena e mio papà mi spinge da dietro. Adesso avanza nel tempo, voglio capire come arrivi in quel giardino. Sì. Arrivi da sola o con tuo papà? No, viene mio padre. È mio padre che mi porta. Allora, scendi dall'altalena? Ti Sì. Ero fa scendere papà? Ah, caduta. è ricaduta dall'altalena, quindi papà ti prende e ti porta via, no? Sì. Ti porta in questo giardino? Sai che ho vuoto? No, basta che tu segua al rallentatore quello che succede. Vai al momento da cui poi ti comincia questo, tra virgolette, vuoto. Tu cadi dall'altalena. Ecco. Comincio a piangere, papà mi grida di stare giù con la testa e io mi faccio male alle ginocchia e poi lui si arrabbia. Lui si arrabbiava sempre quando mi facevo male. Quindi? E poi mi prende e mi porta a casa. Mi porta Porta a casa? Ti a casa. porta a casa. Tu sei a casa adesso con tuo padre. Cosa fai a casa? Adesso è come se fosse buio, cioè da un certo... È lì il punto. Tu vai con tuo padre a casa, giusto? Sì, poi non mi ricordo più, poi è buio e sono in questo giardino. Infatti, aspetta, non andare così avanti. Vediamo di capire cosa succede. Adesso, mentre stai andando a casa con tuo padre, Sì. osservati dall'alto come se fossi fuori dal corpo. Dimmi più o meno da quanti metri ti stai osservando. Allora, io sono in alto, sono tipo a 10 metri. Ma Benissimo. Da qui, sento... Laura, da qui adesso puoi vedere tutto quello che fino adesso non hai visto. Ok. Quindi adesso tu mi dici cosa succede da una parte mentre vai a casa e dall'altra parte quello di cui hai un vuoto di memoria.
Osserva la scena, dimmi che succede. Adesso vedo che arriva un disco e si cambia e da lì c'è buio. Ecco, c'è buio. Dimmi una cosa, questo disco da dove arriva esattamente? Allora, io sono su, adesso aspetta che mi giro, arriva da destra, da dietro di me. Ed è in realtà, cioè sembra un cerchio, non è una cosa luminosa, ma non sembra. Il tempo, adesso fallo scorrere molto lentamente, guarda tutto a rallentatore. Dimmi esattamente cosa succede. Arriva ed è come se da questo cerchio si crea come una bolla, non so come Sì, spiegarti. vai, non ti preoccupare, vai. Questa è questa bolla che prende la mia casa anche. Cambia subito il tempo, già diventa buio. Già diventa buio, bene. Mentre diventa buio, blocca il tempo. Tu ti trovi su quella nave? O da un'altra parte? Io sono giù e questo fascio di luce mi porta su. Ecco, fermati lì. Mentre questo fascio di luce ti porta su, osserva a casa tua, dimmi se lì vedi il tuo corpo fisico. Sì, nel lettino c'è mio fratello. Allora, c'è tuo fratello, ci sei tu, tuo papà dov'è? Non so se c'è. No, Non è a casa, no? dovrebbe esserci, ma non so se c'è. Tu perché sei a letto? Perché è Perché notte o perché ti sei fatta male? Per quale motivo? io sono a letto perché è notte. Perché è notte, quindi devi andare un po' indietro nel tempo. Ancora, tu stai camminando con tuo padre, sei appena caduta dall'altalena, tuo papà ti Sì. porta a casa. Mentre sei sul tragitto per casa con tuo padre, vedi questa navicella, questo disco? È in quel momento che lo vedi? O sei già a casa? Sei Sono entrata a casa. Siamo entrata a casa. entrati nel giardino. Il giardino di casa? Quindi Sì. quel giardino che hai visto all'inizio era quello di casa? Sì, anche se sembrava più grande. Vabbè. E il disco esattamente quando arriva con questo fascio di luce che prende tutta la tua casa? In quale momento? È giorno o è notte quando succede questo? Allora, io vedo che è giorno. Ma poi si trasforma in notte, Sì, capisci? ok, va benissimo. Dimmi solo una cosa, quando questo raggio di luce ti prende, ti porta su, ti estrae dal corpo, guardati dall'esterno. No, vado su tutta. Vai tutta, ok. Vai su, segui quello che succede, vai sulla nave, lì cosa succede? Allora, cioè, mi vedo seduta, legata a una cosa, a una sedia. È una cosa grande, mi lega, io sono piccola. Ed è ancora buio. Sai, io ho molti fastidi a vedere, non ho voluto vedere per tanto tempo. Allora facciamo così. Osserva se c'è un momento in cui comincia a vedere in questa nave. Allora, adesso c'è una cosa sotto che si apre. Vediamo se ci sono delle cose davanti, come dei tasti. Vai ad un momento importante dove succede qualcosa. Avanza. Allora, io comincio a sentire fisicamente molta tensione adesso. Collo e
È come se mi distendessero, ma non vedo nessuno, capisci? Va bene, facciamo così. Al mio 3 tu vedi tutto quello che ti sta succedendo, come se si accendessero le luci. Quindi tu adesso accetti di vedere. 1, 2, 3. Vedi tutto. Ok, c'è una cosa non bellissima, mi stanno inserendo delle cose, credo, nel naso. Allora, guardati sempre, puoi muoverti su questo spazio, quindi puoi scegliere i punti dove puoi vedere meglio quello che ti fanno, puoi muoverti, non hai limiti. Dimmi Ok. quante presenze ci sono attorno a te. Allora, ce n'è una addosso. Sta facendo delle cose. Che forma È hanno come. queste figure? Allora, uno è come. È strano, come una tipo, un tipo di ET, hai presente? Uno strano collo schifoso. Io stavo cercando di vedere dietro perché mi vedo, cioè mi sento bloccata in questa sedia adesso. E sto cercando di vedermi da fuori, però la sensazione è più che sono bloccata sulla sedia. Ok. Però puoi guardarti da fuori, eh? Puoi guardarti bloccata sulla sedia, ma puoi Mi muoverti guardo con da loro. fuori. Ok. Puoi girarti sulla stanza e andare su e Allora, indietro. c'è una persona piccolina dietro, piccolo calvo con gli occhi neri, che è dietro di me. Sì. Quante presenze ci sono? In totale? Mamma mia. Aspetta, Quanti? un altro. Vedo come una schiera, non so. Ma sono tutti uguali come forma? Sono piccoli. Sono piccoli. Ce n'è uno grande che mi sta facendo delle cose, ma gli altri sono piccoli e sono tanti. Sì. E non fanno niente? Sono come in schiera, come se fosse una processione. E quello grande ha la stessa forma? Mi No, è molto diverso, è molto più grande. descrivi la sua forma? Allora, è lungo, tutte le braccia lunghe. Questa faccia che non riesco. Allora, è come un. Oh, aspetta. È lungo, secco, non riesco a vedere la faccia. Aspetta. Sì che puoi vederla, ti aiuto io. 1, 2, 3, già la vedi. Ok, ha occhi da gatto. Ha un viso, ha un, una faccia lunga, lunga, oblunga e ha questi occhi da gatto neri. Ma assomiglia più o meno a un gatto, più o meno? Sì. Chi è il capo di questa nave? Penso quello che ho visto prima, piccolo. C'è uno piccolo in mezzo, ci sono come coppie di persone intorno. Lui è davanti e ci sono due, due di qua, due, due di là, due, due, come una processione. Il capo di questa operazione su di te, chi è? Allora, il capo piccolo osserva, è quello che mi sta facendo delle cose, penso che sia lui che decida. Lo puoi percepire. Chi è colui che ha il potere, colui che decide, colui a cui tutti stanno lì attenti? È il piccolo che è davanti a tutti. È Il piccolo. E che forma ha questo piccolo? allora. È come se avesse una veste strana di tipo medievale, presente? È Sai, cosa lunga? Sì, dimmi. puoi leggere il suo codice genetico. Oh. Sì, io ti dico di leggere il suo codice genetico e tu lo leggi. E con queste informazioni puoi ricostruire la sua forma. Adesso. Allora, prima Dimmi. non vedevo, allora vedo come un copricapo e la faccia non esiste. Ok? È questo copricapo con la faccia che non esiste. È piccolo, è tozzo. Digli di togliersi quel velo dalla faccia, dalla testa.
cosa vedi? Se Non se lo leva. lo deve togliere, digli di toglierselo. Ok, come una bocca piccola ma dei denti strani, come delle due cose che escono. Gli occhi, se ce li ha. Non li vedo. O ha due cose chiuse, non so. Come si chiama questo essere? Puoi aprire una conversazione mentale? Ti dico quello che mi è venuto. Sì? Kirk, Kirk. Kierk, va bene, Kierk. E come si chiama quell'essere con gli occhi da gatto? Viene una cosa qua, la O. Orkant, Orkant. Orkant, intanto dimmi cosa sta facendo Orkant su di te. Sono nuda e ho le gambe aperte. Sta facendo qualcosa dalla vagina, mi fa schifissimo. E poi è come se non fosse la mia vagina. Tu dimmi cosa sta facendo. È come se tirasse un filo di ferro, di argento, non so come Lo spiegare. sta estraendo? Lo sta estraendo, lo sta tirando fuori. Ci Continua. sono come delle palline in questo filo. Vai avanti. Esce come una specie di cosa. Come una specie di cosa esce. Una cosa? Una forma piccola. Sta facendo uscire qualcosa da me che è come una forma nera e piccola e tonda. Quando hai estratto tutto di me. È come se si strappasse e adesso c'è una parte che non esce. E adesso esce. Bene, dimmi cosa hai estratto. È una cosa che si trasforma come in un mantello. Mi fai parlare con questo Orkant? In qualsiasi momento tu non dovessi trovarti, sentirti comoda con la canalizzazione, puoi disconnettere automaticamente. Ok. Ok. Orkant, mi senti? Ah. Orkant? Ah. Ti ho preso. Ah. Cos'è questa cosa che hai estratto da Laura? Piccolo infante. Esperimento. Cosa ne fai adesso? Gli diamo vita nostra. Chi è il tuo capo? Io no capi. Adesso io conto da 1 a 3 e a 3 mi dai il nome del tuo capo. 1, 2, Kirk. Dov'è Kirk? Kirk fuori e dentro di me. Perché mi avevi detto di non avere capi? Io comando questa operazione. E Kirk cosa fa? Perché Kirk osserva. osserva? È mia idea. Da quanto tempo fai queste cose con Laura? 3 aveva 3 anni. Da quando aveva 3 anni? Perché Sì. hai scelto proprio Laura?
bimba matura. Da cosa vedi questa maturità? Sua anima. Tu sai con chi stai parlando? No. Sai da dove ti sto parlando? No. Non ti chiedi da dove sto parlando? Dal futuro. Non ti chiedi chi sono? Chi sei? Non te lo chiedi? Non te lo sei chiesto prima? Perché? No. Io capo di questa operazione. Lasciami con Laura. Laura, disconnetti. Come stai, Laura? Come Meglio. ti sentivi quando canalizzavi? È come se qualcosa si irrigidisce dentro di me. Ascolta, prima osserviamo per capire esattamente quello che è successo. Questo Orkant estrae qualcosa da te. Sì. Cosa fa Kierk in questo momento, mentre ha estratto? Io vedo semplicemente che osserva, però adesso se me lo chiedi è come se ha creato una palla di luce, ha creato una palla gelatinosa. Ok, Beh, dimmi tutto quello che succede, cosa fanno con questa cosa estratta? allora io vedo questa palla adesso ed è come se si creasse un lampo, una cosa elettrica. E quando estraevano sta cosa era diventato come una specie di polipo, non so come spiegarti. Questa cosa estratta? Diventata Estratta da me, sì. Che come un polipo? era prima ne nera una roba gelatinosa schifosa e poi è diventato come lo vedevo compatto come una specie di polipo. Adesso vedo è come se ci fosse un tubo che va ad alimentare questa specie di polipo. Dove hanno messo il polipo? E io vedo tutto sospeso nell'aria, capisci? Ok, osserva il processo di gestazione, chiamiamolo così, di questo polpo. Dimmi cosa succede. Allora, mamma mia, vedo cosa sta. Cioè, allora, vedo come una palla adesso si sta formando come una palla grande. È come se si cominciasse a girare. Escono dei filamenti come delle. Sì, come delle cose di un polpo. Sì. Osserva il futuro di questo polpo, di questa cosa. Prende vita? Vive? Sì. Sì. Cosa fa quando vive? Diciamo quando è in età adulta, diciamo così. Guarda, ha una forma stranissima, è come se avesse più braccia, più gambe ed è come se vagasse, vaga, vaga. È come un polpo, quindi? Bene. Sì, è proprio così. Facciamo adesso un'altra cosa, andiamo da un'altra parte. Per estrarti questa cosa dal corpo, diciamo, significa che in qualche momento o si è creata o è stata inserita. Ecco, Sì. vai a questo momento o della creazione o della inserzione. Andiamo al momento dove comincia questa cosa che poi ti estraggono dalla pancia. C'è questo uomo È l'uomo. che è sopra di me, adesso mi vedo da sopra. Prima mi vedevo cioè da sotto, adesso mi vedo Ok, da sopra. dimmi una cosa, che spazio di tempo sulla nostra dimensione terrestre c'è da quando vedi quest'uomo sopra di te a quando poi ti estraggono quella cosa dalla vagina? Io lo vedo quasi immediato. Quasi immediato? Vabbè, andiamo al momento in cui c'è quest'uomo su di te. Tu dove sei? Io sono sotto bloccata su questo lettino, ma è strano perché lui sembra umano, cioè Sì, vestito da umano, adesso vediamo. cioè. Mentre tu sei lì su questo lettino, dov'è il tuo Sì. corpo fisico? È da qualche altra parte?
No, io sono tutta lì. Osserva a casa tua. Dimmi se a casa tua in questo momento, mentre l'uomo è su di te, è giorno o notte. È notte? È Tu hai notte. ragione, io sto dormendo nel letto, Beh, sì. stai dormendo. Quanti anni Sì. hai? Sono piccola. Quanti anni hai? Mi vedo piccola e grande, 3 anni e poi mi vedo enorme, non so come dirti. 3 anni. In quale posizione stai dormendo? Allora, sono di schiena con la faccia verso il muro. Con la pancia in giù? No, sono, scusami, sono sul fianco destro e la faccia verso il muro. Quello che tu stai vedendo, che mi stai raccontando, l'uomo che stai vedendo, lo stai sognando? In quel momento lo stai sognando? Osserva le due parti. Quello che succede da una parte tu lo stai sognando? No, non lo sto sognando. Bene. C'è quest'uomo su di te. Sì. Mi Cosa fa? Ti bacia e mi penetra. penetra. Vuoi dire quindi che ti feconda? Ok. Sì. Osserva quest'uomo. È la stessa cosa che hai fatto prima con quell'altro essere. Leggi il suo codice genetico. Puoi toccarlo, per esempio, lo stai toccando, lo stai sentendo, puoi guardarlo negli occhi, se ha degli occhi. In qualche maniera puoi leggere questo codice genetico e ricostruisci la sua forma originaria. Ah, adesso non è come, cioè, io vedevo questi occhi chiari, questi riccioli biondi, e questa forma molto lunga, però io adesso vedo degli occhi piccoli, luminosi, è come un muso davanti, e vedo nero, cioè, vedo questi occhi come un muso. Adesso facciamo il solito giochettino di prima, io conto da 1 a 3 ed è Sì. come se si accendesse la luce, tu vedi tutto chiaramente. 1, Sì. 2, Ok, dimmi che forma, tutto nero. è tutto nero, ha Forma? le braccia piccole, è come un drago, non so, come se fosse un piccolo drago. Ti sembra un piccolo drago? Ah, mi sembra un drago, sì. Un drago. Ma perché ha 2 forme? Non capisco. Una forma è quella del drago, e l'altra forma? Sì, e l'altra è quella lunga di un essere, addirittura sembra un militare, cioè, non so, sembra ha una tipo una tuta spaziale. Con i ricci. E lo vedo sempre anche nei sogni, mi sta venendo mal di testa. Allora, disconnetti, Ah disconnetti. no, Aspetta, ok. facciamo un'altra cosa, disconnetti. Adesso dimmi una cosa. Tu mi parli di questo sogno che ricorre, in cui questa persona ti violenta. Sì. Bene, dimmi, osserva in questo sogno, dimmi se è sempre lo stesso essere. Sì, è sempre lui. È sempre lui. Adesso dimmi il numero che ti arriva in mente, dimmi quante volte lui ti ha fecondata o ti ha tentato di fecondarti. 520005. Quante volte in questa vita terrestre di Laura? Mi viene 52. 5-2? Sì. Quando è stata l'ultima volta, secondo il nostro tempo terrestre? Non riesco a capire se è 2 mesi fa o 2 giorni fa. Comunque di recente. Bene, Sì. adesso dimmi, di tutte queste volte che ha avuto una relazione con te, quante volte ti ha fecondata e questa fecondazione ha dato un risultato? Ha creato qualcosa. Tutto. Tutte le volte? Sì. Bene, adesso osserva cosa succede una volta fecondata. Lui va Adesso, via, ha finito, sì. va Infatti. via, osserva nel tuo ventre e lì, mentre osserve, puoi muoverti nel tempo come vuoi, quindi puoi anche accelerare il tempo e vedere cosa succede, cosa nasce, cosa si trasforma. Allora vedo un punto, si creano come dei bracci luminosi sottilissimi con dei puntini, ma tanti, cioè è come se si creasse, è come se fosse nell'acqua, si creano delle cose bianche, filamenti bianchi e dei puntini. E da lì è come se si agganciasse a me, ma si aggancia come a un,
una cosa energetica mia, mi capisci? Come se fossero dei chakra, non so. Si aggancia lì, penso a quello della volontà, mi viene. E da lì comincia questa cosa, è come un polpo, una cosa gelatinosa. Quanto tempo rimane questo polpo prima di venire estratto? 3 settimane. 3 settimane? Vedi tre o 3 settimane? Io vedo 3 settimane. 3 settimane. Durante questa gestazione di 3 settimane, loro vengono a fare qualcosa o semplicemente lo lasciano lì? Lo lasciano lì perché si trasforma, le palline diventano sempre più grandi. Ma è come se cominciasse a vagare nel mio corpo, come a livello di DNA, non so come spiegarlo. E quando questo polpo deve essere estratto, cosa fanno? Loro vengono a prenderti, ti prelevano. Dimmi. Loro mi fanno uscire. Sì, c'è questa cosa, loro arrivano, io in realtà li percepisco, io penso che siano anche dei miei figli che vengono. Sento come una strana cosa nel cuore. E Chi quindi viene? Chi viene a prenderli? vedo una persona che è molto legata a me. Penso che sia un figlio, capisci? Sì, Vedi uno dei tuoi figli, un figlio? Un figlio tuo? perché sento una cosa nel cuore, un legame che sente anche lui. Bene, osserva questo figlio che viene. Tu come lo visualizzi? Ha gli occhi da gatto, viso oblungo. E si presenta con la forma di tuo figlio? O con la sensazione che sia tuo figlio? È una sensazione, io non voglio vedere. Devi vedere in questa sessione almeno così capiamo. Sì, adesso Osserva, vedo. osserva. Sì. Da cosa nasce questa sensazione che questo gatto, chiamiamolo gatto, Sì. o felinoide, ecco, felinoide, che questo felinoide sia tuo figlio? È come arriva, è come mi guarda. Osserva se questo felinoide in qualche maniera è uscito dal tuo ventre, in qualche momento. Sì. E quando è stato fecondato per poi nascere, in quale momento della tua vita? Mi viene 17. 17, supponiamo siano 17 anni, supponiamo, ma non Sì. importa. E chi è venuto a fecondarti quando poi hai creato questo felinoide? È sempre questo. Sempre questo. E osserva quando ti feconda che forma prende questo embrione, chiamiamolo così, nel tuo ventre. Allora ho visto una cosa nera e come un'ala, un'ala bianca. Ma non ha più la forma del polpo che hai visto prima? No. E chi viene poi a prenderla? Allora, vedo una luce. È strano perché questo è come se si autopartorisse, cioè. Lo partorisci da sola? E Sì. quando esce, quando nasce, cosa fa? È strano perché. Ha vita propria, già? Sì, è come se si ingrandisse molto rapidamente. E che forma ha? Allora, io ho visto prima una cosa, una luce, e poi è diventata come una specie di rana, e adesso si ingrandisce e sta diventando quello che è adesso, quindi con questo viso lungo. Da felinoide, no? Sì. Adesso vai nel momento in cui hai sognato di partorire gatti. Vai proprio lì. Sì. Cosa succede? Sono nella mia casa attuale, nel mio letto, e la pancia si lacera da sopra e escono delle figure nere, come se fossero già grandi, cioè già attive, capisci? Sono piccole ma diventano grandi. E cosa sono? Che forma hanno? Ma tante. Questi sono piccoli. Quanti Sono sono? Piccoli. Stanno venendo fuori, io te ne posso contare 8, 9. 8, 9. E hanno la forma dei gatti? Sono neri come il gatto, E qual è la loro forma? sono come piccole, sono piccoli. Allora, aspetta che guardo bene. Sì, hanno di nuovo gli occhi neri.
il viso oblungo, ma sono più piccoli. Gli Assomigliano a dei gatti, vagamente? occhi. Gli occhi. Va bene. E una volta fuori da te, una volta avanti, cosa fanno? Dove vanno? Allora, intanto vanno tutta casa, tutta nella mia casa. Come si c'è una grande, un grande, una nave molto grande Vanno lì che è e sopra la mia casa e da lì salgono lì dentro. vanno via. E cosa fanno una volta sulla nave? Io vedo come un rito. Sono Dimmi. tanti tanti, vedo come un rito. Però vedo come una piramide all'interno di questa. Fanno un rito con questi gatti appena partoriti da te? Sì. Come si svolge questo rituale? Allora, ho visto come un altare. Sono in una piramide grande, solo l'altare illuminato. Tutto il resto è buio e sono tanti. E cosa succede in questo rituale? Allora, è come se qualcosa viene disinserito da una persona vestita di bianco. Io vedo come una goccia di sangue, ma vedo come una cosa che viene disinserita, viene levata dal corpo. Da quale corpo? Allora, è come se non voglio vedere. Vabbè, non è importante adesso quello che succede in quella nave, se non vedi fa niente. Cioè, potresti vedere, ma cerchiamo di utilizzare l'energia e il tempo al meglio. Va bene, torna indietro. Hai partorito questi gatti. Beh, ti ha sempre fecondato quell'essere? Quando poi hai creato questi gatti, mi sembra che hai detto di sì, no? Sì. Era sempre lui. Quante volte lui è venuto a fecondarti? Te lo ripeto. 5-2. 5-2. Adesso dimmi, di queste 52 fecondazioni, hai partorito, diciamo così, hai partorito 52 volte? 52. Dimmi, di queste 52 volte che hai partorito, quante specie di esseri hai partorito in totale? Mi viene 3-1. 3-1. 3 cos'è? 31? 31 cos'è? 31 volte hai partorito cosa? 31 No, 31 cose diverse. cose diverse. Mi fai l'elenco di queste specie diverse? Cipulon. Cipulon? Poi. Accatar. No, sto dicendo cose che non Non capisco, eh. preoccuparti, vai, non pensare, tu dimmi quello che ti viene. Accatar. A Qatar. Sto bloccando io. Sa. Lasciati andare, Laura, lasciati andare, dimmi quello che ti arriva in mente. Non è possibile, mi rendo conto che non è possibile. Cosa non è possibile? Quello che ti sto dicendo non è Sì, possibile. è possibilissimo, sì. Vai, lasciati andare, sac. Sac. Vai. Io ti elenco, ti do il numero e tu da. Trevi Tu. tu. Appena ti do il numero, tu mi dai subito la parola che ti viene in mente. Allora, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5. Setticus. 7, 6. Livuron. 7 Trepiz. 8 No, Vicuvor, Vacuvor, non so. Pac 9 Ecut. 10 Rimputz, Rimbo. 11 Ecit. 12 Ecit. 13
Vacuvi. 14. Semplice, boh, semplice. 15. Ho visto una forma, una forma. Di che? Come un 7, come un numero. Un 7. 16. Vancouver, non so. 17. Ekits. 18. 18. Vedo un punto 19. nero, nero e bianco. 19. Santikutz. 20. Sento una cosa qua. 21. Vedo barre codici. Codice a barre, 22. È come se ci sono delle cose filamentose e una luce. È una cosa che mi entra dentro. 23. È come una pistola che fa uscire delle cose. Va bene così. Ok. Come si chiama questo essere che ti ha fecondato fino adesso? Non me lo ricordo. Io conto da 1 a 3 e a 3 ti arriva in mente il suo nome. 1, 2, Viene Melchior. 3. Melchior. Adesso chiama Melchior, digli di presentarsi davanti a te. Mi sta prendendo il collo con una cosa, ma no, non vuole venire. Allora, intanto digli di lasciarti il collo, la prima cosa. Normalmente tu fai questi respiri, queste boccate d'aria così rapide? È normale che tu le Quando, faccia? allora, quando succede qualcosa di forte, respiro così. In questo momento, durante la sessione, in quali occasioni lo hai fatto? Cosa è successo? Mi sembra di averlo fatto un 3-4 volte, ma non No, mi ricordo molto di quando. più. Lui Non ti mi sta ricordo. tenendo per il collo? Sì, c'è un filamento Bene, dentro. digli di lasciarti il collo e di presentarsi davanti a te. È lì? Non stacca, mi sta tenendo ancora qua. Mi Allora, fa male. digli che per Sì. l'ultima volta gli ripeti di lasciarti. 1, 2, tu adesso mi lasci. Ora. Ok, mi ha Benissimo, lasciato. perfetto. Digli di mettersi davanti a te. È davanti a me. Benissimo. Con quale forma lo vedi? Piccolo dinosauro. Piccolo dinosauro. Si chiama Melchior. Sì, ha i denti Melchior. aguzzi. Sì, Melchior. Mi fai parlare con Melchior? Permetti? sì. Ripeto, se non ti dovessi sentire comoda durante la canalizzazione, puoi disconnettere quando vuoi, d'accordo? Sì. Un attimo. Melchior, mi senti? Ah. Sì o no? Questa è la risposta che voglio. Mi senti? Certo. Da quanto tempo tu visiti Laura? E Laura è mia, è mia. chi era quell'altro che mi ha detto di chiamarsi Orkant? Lui è De, e lui è solo cosa che si muove.
E quell'altro che si chiama Kirk. Kirk osserva. Io Perché osserva? guido, lui osserva, appunto. Cosa fai con Laura? Cosa hai fatto fino adesso con Laura? DNA mio. DNA tuo cosa? E Lei ha mio DNA. tu cosa fai? Che Io guido. significa tu guidi? C'è una piccola inserzione nel DNA. Io E, co guido. E cosa vuoi ottenere da questo, da queste guide? Cosa vuoi ottenere da Laura? Noi creiamo esseri misti. Perché sono misti? Da Tanta luce e tanta ombra. cosa dipende la diversità? Abbiamo bisogno di entità miste. Per far cosa? Nuovi mondi, nuovi mondi. State creando nuovi mondi? Sì. Con quante specie? Con quanti tipi di specie di vita? 32. 32 specie di vita. E Laura vi ha dato queste 32? Tutte le 32 specie? Sono tutte riuscite bene? 32. Sono tutte riuscite bene? Abbastanza. C'è qualche esperimento, qualche fecondazione che vi ha dato dei problemi? Mercur? Mercur? Sì. Qualche specie vi ha dato dei problemi? Delle specie Quali? si autoimpongono leggi loro. Ah, e quale specie sono a farlo? Quelle più luminose. Da cosa dipende la forma? Come fai a cambiare la forma dell'embrione? Baker. Nero, parte nera e parte luminosa sopra, come cupola che prendo da Laura. Sì. Ah, la sostanza nera è la tua? E la sostanza di luce di Laura? E Sì, perfetta fusione, perfetta fusione. con quale percentuale fondi le due parti? Nero molto di più. Cupola luminosa molto di meno, quindi doveva andare meglio. Perché deve essere minore la parte di luce? Perché così io controllo. Le percentuali ogni volta cambiano per ottenere una specie diversa o è sempre la stessa? E Sempre la stessa. allora da cosa dipende la diversità della specie? L'aura varia, vibrazione. Ah, le vibrazioni di Laura. Queste vibrazioni sono casuali? Cioè non sapete mai quale tipo di specie poi viene, si crea? Lei purtroppo non è controllabile. Quindi non sapete ogni volta che fecondate quale specie nascerà? Diciamo che non sappiamo quanta luce avrà. Quindi la specie che nasce è sempre una sorpresa per voi? Sappiamo abbastanza, ma non tutto. Qual è la specie più ricorrente, quella che nasce più spesso? E Non lasciami, sono io che lasciami interrompo, con scusa. Laura. Laura, disconnetti. Come stai? Io sto facendo blocco, capisci? Sì, vabbè, è normale fare un po' di resistenza, non ti preoccupare. Come stai? No, bene, bene. Ascolta, guarda davanti a te quante specie, quanti tipi, quante specie di esseri hai partorito. Allora, guarda, li vedo da molto lunghi,
molto grandi, a piccolini, però vedo più che altro questa forma come di drago. Forma di drago. Dice questo Melchior che stanno cercando di creare dei pianeti, no? Sì, li ho visti prima in realtà. Quanti ne hai visti? Allora, mentre ti dicevo che creavo che si creava questa palla, perché quello non capivo, perché era come una palla piccola e poi si trasformava in un pianeta grande che cominciava a roteare e da lì si creavano altri pianeti. Quanti pianeti hanno creato loro? Allora, io ho visto uno grande. Ci sei? Uno grande. Tipo ne vedo come piccolini con le code, cioè almeno tre. È come se fossero da una luce grande a piccolini, piccolini, piccolini. Osserva il pianeta grande, cosa vedi in questo pianeta? Adesso lo vedo tutto nero, che rotea. Devo guardare. Aspetta, Vedi se ci sono metà. delle forme di vita? In realtà è come se vedessi un archetipo, cioè vedo metà nero e metà come delle piume, come degli indiani, non so, Sì, delle robe il così. pianeta è fisico? Lo vedi della stessa densità dell'energia terrestre? O è più sottile, più energetico, diciamo? È energetico. Va bene. Andiamo avanti un attimo, facciamo dei salti per non stare sempre canalizzando le stesse energie. Vai a quel momento in cui una volta sei uscita dal corpo e hai Sì. chiesto aiuto per rientrare. Sì. Vai a questo momento e guardati dall'esterno. Da quale parte del corpo esci? E Destra. dove vai quando esci? Allora, c'è come una cosa che mi prende. Chi ti prende? Chi ti prende? Allora, è come se fosse vedo una cosa verde. Quando chiami il tuo maestro spirituale perché vuoi rientrare nel corpo, ecco, è questo Sì, momento. Cosa succede? sì. Cosa vedi? Allora, io vedo il mio maestro bianco, una figura con la barba, e poi lui mi fa rientrare. Come? Ha creato come una luce bianca sul mio corpo fisico che si rianima da nero, diventa di nuovo normale e fa rientrare questa cosa. Sì. Ok, vediamo chi è questo tuo maestro. Si presenta con la barba, no? Come si chiama? Omram Mikhail Ivanov. Adesso leggi anche il suo codice genetico. Allora vedo due triangoli, uno verso l'alto, uno verso il basso, e mi sembra che sia la stella di Salomone. Leggi il suo DNA, per esempio, puoi toccarlo un attimo e ricostruire la sua forma. Secondo il suo codice genetico. Lui è luce pura. Cosa Non stai ha vedendo? codice, è una luce pura. Vabbè, e osservi se hai delle connessioni con lui. Sì, ho delle connessioni con lui. Come? Come le vedi? Allora, io vedo adesso dei filamenti di luce, però vedo in realtà è come se fosse una montagna incastonata, è come se vedessi tipo l'Himalaya, fa conto, e c'è un cerchio sopra e con dei filamenti, basta. Mi dai il nome di nuovo del tuo maestro? Era troppo lungo, non l'ho potuto segnare. Om Ram. Omram. Mikhail Ivanov. Ivanov. Ivanov con Ivan Ivanov. Hof, Vabbè. sì. Mi fai parlare con lui, permetti? Sì. Lo chiamo Om per far prima, eh? Sì. Om. Sì. Da quanto tempo stai con Laura? Guido.
Da quanto tempo? 17, da quando aveva 17 anni. Sei tu che la proteggi? Sei Sì. tu che l'hai rimessa nel corpo quando ti ha chiesto di farsi rientrare? Se lei chiede, io l'aiuto. Certo, ovvio. Una domanda, uomo. Se tu sei lì per proteggerla, perché hai lasciato che questi esseri sperimentassero con lei geneticamente? Io non posso intervenire se lei non chiede. È ovvio. Va bene, lasciami con Laura. Laura, disconnetti. Sì. Ok. Adesso passiamo ad un'altra parte. Dimmi quali problemi fisici ti hanno procurato questi esperimenti. Allora, intanto dentro c'è qualcosa che non va. Sì. Osservati dentro, dentro il corpo, osservati adesso, cosa vedi? È come se fosse spostato qualcosa ed è sporco. Dove? Qua. Il ventre? Sì. Adesso vediamo. E ci sono. Questi esperimenti ti hanno procurato dei dolori nel corpo? Sì, la colonna, l'intestino. Perché? Ci sono, cosa c'è lì esattamente? Se c'è qualcosa. Io vedo come una specie di macchinario. Una specie di macchinario Sì, io nel vedo tuo come una. corpo. Sì. Di chi è questo macchinario? Non è mio. Di Melchior? chi è? Ah, De Melchior, ok. Dimmi, cos'era quella vibrazione che hai sentito con un orecchio? Vai a quel momento. Sì. Dimmi cosa succede in quel momento. Allora, stanno inserendo qualcosa nel mio orecchio ed è per questo che sento la vibrazione. Chi lo stava facendo? E non lo vedo. Ma mi sa, Melchior, mi sente dirmi Adesso Melchior. al mio tre lo vedi. Uno, Sì. due. Allora, adesso è questo ricciolino alto che ti dicevo. Il ricciolino alto, cioè quello che ti fecondava, no? Sì. Che è Melchior. Melchior. Sì. Ok, Melchior. E cosa sta facendo nel tuo orecchio in quel momento? Allora, viene inserita una cosa, vedo come un canale nero, viene inserita una pallina argento. Dove la inserisci esattamente? In quale punto? Nell'orecchio destro sta entrando. Perché? A cosa Devo serviva? Certo. guardare. A cosa serviva quella pallina? Sta entrando e va nel cervello in realtà. E a cosa serviva? A controllare, credo. Dimmi l'informazione che ti arriva. Puoi chiedere anche a Melchior, passiamo l'informazione in questa maniera. Chiediglielo. A cosa serviva? A disconnettermi da me e farmi usare da loro. E a cosa serviva tutto questo macchinario che hai visto sulla parte destra del tuo corpo? Allora, quello nella pancia. Non riesco. Cioè, penso che. Ma lo sto dicendo io. Cioè, è una cosa che serve a produrre. Ascolta, voglio parlare con Melchior, passiamo l'informazione in questa maniera. Dobbiamo cambiare perché ogni tanto, perché se rimani troppo spesso in una posizione cominci a razionalizzare. Sì. Ok. Cambiamo, lasciami parlare con Melchior. Sì. Melchior. Melchior, mi Sì. senti? A cosa serve questa macchina nel corpo di Laura? Tubo che serve per creare nuove entità, serve a proteggere, serve a usare la nostra energia. Hai visto Omram? Dov'è? Sì. Lui è davanti. Cosa fa? Lui cerca di disconnetterci da lei, perché Perché? lei lo ha
chiamato. E come cerca di farvi disconnettere. Lui è molto forte. E perché siete ancora connessi allora? Perché poi lui si disconnette. E quindi? E quindi io riprendo. E quante volte è venuto a cercare di farvi disconnettere? Una. Non hai paura di Omran? Se lei non lo chiama, io no. Una volta l'ha chiamato, non avevi paura? Tanto so che la riprendo. Perché lei vuole disconnettere da te? Non vuole partecipare ai tuoi esperimenti? Se lei si accorge e sente, chiama. Capisco, però lei non vuole partecipare a questi esperimenti, non partecipa volontariamente. Lei è ormai abituata. Sì, però dico, se partecipasse volontariamente sarebbe tutto più facile, non ci sarebbe resistenza. Quindi Certo. perché non cercate di farla partecipare volontariamente? Lei non è tutta controllabile. E che non debbe. Lasciami con Laura. Laura, ti sconnetti? Ok, è già quasi fatto, ho capito un po' già tutto il puzzle. Adesso però andiamo al momento in cui tu hai permesso loro di fare questi esperimenti con te. Andiamo al momento in cui tu hai dato l'autorizzazione, sia dove sia, non importa. Al mio tre la tua mente ti porta lì. Uno, due, tre. Dove sei? Allora, sono in un ambiente che non conosco. È come se fosse un pianeta strano e non è questa incarnazione, posso Benissimo. dirtelo. Com'è il tuo corpo? In realtà è come una nebulosa. Non so se vedo in grande o in piccolo, ma non vedo un corpo fisico. Vabbè, non vedo un corpo fisico. Dimmi quello che succede. Dimmi se lì hai un nome giusto per identificarti. Elia. Elia. Dimmi che succede, Elia. Allora, mi vedo sospesa con i capelli lunghissimi. È come se fosse, boh, come se fosse uno spiritello, boh, così. E davanti si pone questa cosa di nuovo nera e vedo questi denti come un draghetto. Che succede? Racconta. Mi parla. Mi parla. Cosa ti Io dice? sono come una bimba, sai, così che gioca e scherza, E lui cosa ti capisci? E dice? lui mi dice che ha bisogno di questa energia giocosa. E io dico perché no. Benissimo. Senza sapere esattamente a cosa servisse? Esatto. E quindi cosa succede? Cioè non mi ero neanche spaventata perché un drago non è bello, però era come affascinata da questo drago. Ok. E quindi cosa succede? E quindi, guarda, adesso vedo una cosa, lui è come se avesse legato il mio cuore al suo. Questo vedo. Si è connesso. E quindi, dalla connessione in poi, cosa cambia? Cosa succede? È come se diventasse un'altra persona. Tu diventi un'altra persona? Sì, c'è questa. Sì, lo sento anche adesso. Prima di questa connessione, avevi già vissuto sulla Terra? No. No. Quindi le tue vite sulla Terra o la tua vita sulla Terra cominciano da dopo questa connessione? Sì. Quante vite hai vissuto prima di andare sulla Terra dopo la connessione? Ripeti? Dopo la connessione, ti prepari per andare sulla Terra?
E prima di andare sulla Terra, vai da altre parti? Quindi No, ero là sospesa. Ero stellare, io eri non sono stellare. terrestre, Quindi da sì. quella connessione in poi direttamente ti prepari per andare sulla Terra, no? Sì, mi hanno costretto. Beh, ti hanno costretto tu, hai accettato la connessione. Hai accettato Sì. delle regole del gioco e le stai seguendo. Sì, però io non voglio andare sulla Terra. Ma sai cosa c'è? Quando firmi un contratto, per esempio del telefono, tu firmi, poi magari c'è qualche clausola che non ti piace, qualche tariffa che non ti piace, qualcosa che... Però intanto, finché non rompi il contratto, tu esegui esattamente quello che c'è nel contratto. Io sono sempre stata troppo veloce. Quindi, vai sulla Terra. Prima di tutto, andiamo al momento in cui si prepara questa reincarnazione sulla Terra. Dove sei e con chi sei? Allora, intanto sono su un tipo un'astronave. Sei un'astronave, sì. Ti Sono portano su lì, quindi. un'astronave. Sì, mi portano, mi portano. Che gestisce la tua reincarnazione? Incarnazione. È sempre questo draghetto Melchior che è Quindi connesso con me. il draghetto è Sì. Melchior, no? Colui che ti ha, Sì. abbiamo visto che ti ha fecondato. Sì. E Ok. adesso non mi ricordo bene. Cosa non ti ricordi bene? Nel senso che vedo questo draghetto che è Melchior, che ha questa connessione con il mio cuore. Benissimo, va bene. La tua prima vita sulla Terra è questa o ce ne sono state altre? Tante, tante altre. Quante vite sulla Terra hai vissuto prima di questa di Laura? Cinque 5? vite, questa è la quinta o la sesta? Non so se è 5, 6, 2. Vabbè, non importa. Dimmi se in tutte le vite sulla Terra tu ti sei prestata per queste sperimentazioni genetiche. In una non sono riusciti perché ero un maestro. E non sono riusciti. Però c'era come una piccola pietra nera dentro di me. Sei stata sia uomo che donna? C'è Uomo e donna. stata qualche vita che da uomo hai partecipato a questi esperimenti? No. No, e cosa hai fatto da uomo? Perché sei stata reincarnata come uomo se poi non sei stata usata per degli esperimenti genetici? Ero usato per potenziare. Potenziare cosa? Quindi non sono stato usato in quel momento, ma avevano bisogno di potenziamento, quindi c'era sempre connessione, ma non sono stato usato per... Cosa intendi per potenziamento? Cosa succedeva in quella vita esattamente? Io meditavo. Cosa dovevi potenziare? Potevo potenziare la luce che poi avrebbero usato dopo. Esattamente. Va bene. Torniamo alla tua vita di laurea, adesso. Soltanto per curiosità, poi cominciamo a lavorare. Dimmi cosa succede in quelle notti in cui quando ti svegli ti trovi o svestita o con i vestiti al contrario. Osserva durante la notte cosa succede. Allora, è come se mi sollevassero dal corpo e mi unisco con questo. Fecondazione, quindi? Sì, dopo un po' non succedeva neanche più nella loro astronave, ma direttamente nella mia camera. E adesso però, mentre succede questo, osservati dall'alto, dal tetto della tua stanza, però adesso non osservare più etericamente, osserva come se vedessero gli occhi fisici, osserva solo la materia, solo il fisico, e dimmi cosa fai tu nel letto in quel momento. Osserva solo il corpo fisico. Io sento come un'apertura qui, nella zona della vagina, sento il cuore connesso, è molto difficile sconnettersi perché mi fanno sentire e mi connettono dal cuore, quindi io sono completamente inerme. Ti muovi? Sei No, ferma? sono ferma.
Osserva in quale momento questi vestiti vengono, come vengono mossi in qualche maniera. È come se dopo. Strano, c'è cioè come un gioco. Sì, dimmi. Dopo mi leva la maglia, cioè dopo che aveva già fatto. Perché lo fa dopo? Vuole guardare. Cosa? A me. Ma come riesce a togliere, muovere qualcosa di fisico? Come riesce a farlo? Sei tu che ti muovi o è lui che lo fa? E Lui come riesce a muovere qualcosa di fisico? riesce a muovere fisico? Come fa? Come riesce a farlo? Sì, potrebbe farlo, chiaro, però è un dispendio di energia enorme. Come fa? Vedi, io vedo che lui, allora, io lo vedo in due modi, lo vedo con questi ricci, ma poi dentro è un'altra cosa, Sì. quindi con il corpo dei ricci lui riesce a farlo. E chiedigli mentalmente perché lo fa dopo e non prima o durante? Vuole giocare. Qual è il divertimento di questo gioco? Cosa lo diverte? Farmi incasinare. Cioè? Che mi sveglio e. E ti trovi svestita? E Sì. lui si diverte con questo? È gioco, sì. Vabbè. Ok, disconnette anche da questo ricordo. Benissimo. Ok, adesso che hai visto in ambiente ipnotico tutto quello che è successo, vuoi modificare questa situazione o addirittura annullarla? Quindi Sì. non vuoi partecipare a questi esperimenti? Basta. Vabbè, uno può anche decidere di partecipare, eh? Quindi io chiedo sempre, la scelta è No. vostra. Eh? No, basta. Però dimmi una cosa, questi esperimenti in qualche maniera hanno condizionato la tua vita? Voglio dire, ti ha provocato... Sì, dimmi se ha condizionato la tua vita, che sia in positivo o in negativo, questo me lo direi tu. Io adesso ho capito perché lascio sempre entrare il male nella mia vita. È come se scusassi il male e l'ho fatto come l'ho fatto la prima volta. Perché sono naive, non ci ragiono e dico: ma sì, ha bisogno di me, capito? E questa è una cosa egoica in realtà, no? Quindi nella tua vita un po' fai dell'autosabotaggio. Sì, tanto. Cioè io mi blocco per gli altri, per aiutare gli altri, capisci? Tutte le cose, io non riesco a fare le mie cose perché penso che di essere indispensabile, indispensabile no, ma ho aiutato tante persone nella mia vita, tante. Quindi non evolvi come dovresti, no? È questo che... Diciamo che sì, non faccio quello che dovrei fare, io dovrei fare tante altre Per cose in esempio, ti realtà. faccio delle domande un po' più dettagliate. Sì. Condiziona fino adesso questa interferenza, chiamiamola così? Sei? Sì, ci sono. Se c'è qualcuno in stanza che ti disturba, puoi dirgli qualcosa, eh? Mi sembrava che ci fosse qualcuno, ma non c'era nessuno. No? Bene. Guarda con l'occhio della tua mente, non con quelli fisici. Chi Sì. Infatti, c'è al tuo lato destro? Chi c'è c'è? qualcuno. Dimmi chi è. Digli di mettersi davanti a te. Mi viene Omram. Omram, lo Sì. riconosci? Omram. Sì. Ah, Omram, ok. Digli di mettersi davanti a te. Sì. È lì? Sì. Mi fai parlare con lui adesso un attimo? Sì. Omram? Sì. Bueno, ti stavo per chiamare. Comunque, tu perché sei lì adesso? Perché è un momento importante. Perché è un momento importante? Perché si deve disconnettere. Ah, bene, aspetta lì, perché ti stavo per chiamare. Devo finire prima con Laura. Lasciami con lei. Laura? Che Sì. stavo dicendo? Che stavo dicendo prima che Omram ti disturbasse, tra virgolette, un attimo. Non ricordo più. Sì. Che dicevo? Mi dicevi che puoi, Ah, cioè, che ecco, tu chiedi di ti disconnettermi, sì. faccio delle domande un po' più dettagliate. Sì. Questa interferenza, chiamiamola interferenza, Sì. ti ha provocato nella tua vita dei problemi professionali, nel tuo lavoro? Sì, non sono mai riuscita a finire le cose che volevo fare. Problemi economici? Sì, problemi economici. Problemi sociali?
Rapporti con gli altri? Problemi Sì, assolutamente sì. Esatto. sentimentali? Altri tipi di problemi? Fisici, nel senso che ho delle grosse, a volte sto molto molto male. Problemi nella tua sessualità? Va Assolutamente sì. bene. Quindi vuoi annullare tutta questa interferenza totalmente, corretto? Basta, sì. Bene. Adesso però voglio parlare con Omram. Permetti? Sì. Omram. Sì. Come hai notato fino adesso? Laura è stata oggetto di esperimenti. Beh. E non sei riuscita a annullare questi esperimenti. Lei deve chiedere. Sai qual è il punto? Che ognuno può fare il lavoro solo per se stesso. Perché il nostro potere funziona solo con noi stessi, è il nostro potere. Poi vabbè, possiamo cederlo agli altri, possiamo permettere agli altri di usarlo, ma è sempre una volontà nostra, è sempre un prodotto del nostro potere. Per quanto tu voglia fare qualcosa, con il tuo potere, con la tua volontà, non riuscirai a fare mai qualcosa per un altro. Lo deve fare quell'altro per se stesso. Quindi, per quante buonissime intenzioni tu possa avere, così non lo stai facendo nella maniera giusta. Anche perché non puoi farlo tu, ma deve farlo Laura. Sei entità giusta, ma Laura non aveva l'energia. Io volevo solo sostenere e riportarla a se stessa. Sì, lo so, però non è bastato. No. Non è bastato perché ci vuole quel. Come si dice in italiano, quella presa di coscienza che permetta di sviluppare tutto questo autoprocesso. Sì, lei è arrabbiata. Questo autoprocesso è stato in qualche maniera manipolato e bloccato nel momento in cui lei ha accettato, si è accordata, ha firmato un accordo e ci si trova dentro. E adesso deve solo trovare la chiave per annullarlo. È soltanto questo che deve fare. La chiave è nel suo cuore. Quindi adesso, se vuoi, mettiti Sì. in un angolino, se vuoi, se ho bisogno di qualcosa te la chiedo e osserva. Lasciami Ok. con Laura. Laura? Bene. Sì. Tutto questo che è successo per una tua volontà. Basta annullarla. Sì. E tutto è come se non fosse mai successo. Davvero? Puoi farlo in tante maniere. Se vuoi giochiamo un po', ma giusto per prendere coscienza. Sì. Innanzitutto per farti vedere, diciamo così, che tutto dipende da te, anche questi esperimenti sono volontà tua. Facciamo questo giochettino. Quando qualcuno, chiunque esso sia, bello, brutto, bravo o non bravo, è connesso con te, sta Sì. con te, si sta sottomettendo alla tua volontà, sta entrando nella tua essenza, cioè nella tua volontà in te. Poi, se in qualche maniera riescono a manipolare questa volontà, per esempio con degli accordi, fatti in altri momenti, di cui poi non hai memoria e non puoi arrivare a ricondurli, diciamo, allora riescono a muovere la tua volontà come vorrebbero loro. Sembra che quello che fanno lo fanno per loro volontà, ma in realtà sei tu, è la tua volontà che muove tutto. Detto questo, facciamone la prova. Adesso che Melchiorre è collegato con te, attraverso il cuore, usa la stessa connessione per trattenerlo, perché adesso tu cambi questa volontà, adesso tu non gli permetti più di fare esperimenti, ma non gli permetti più neanche di distaccarsi, si distacca soltanto quando tu adesso glielo dici. Bene, Ho già visto, sì. bene,
Cosa stai vedendo? Adesso sono io che gioco. Certo. Lo hai sempre fatto, però adesso sei una parte, diciamo, più attiva. Adesso ho visto che lo posso fare. E cosa fa Melchior adesso? Come lo vedi? Si Si sta arrabbiando. sta arrabbiando. Mi fai parlare con Melchior? Sì. Melchior. Che succede? Si sta staccando. Si è già staccata. Si sta staccando. No, è che ti sta trattenendo, è diverso. Sì, Vabbè, ma non ma pretendo che io. tu capisca completamente quello che succede. E tu? Io mi sto arrabbiando. Sai che tu ti stai arrabbiando perché lei te lo permette? No, lei non me lo permette. Se vuole, lei può farti anche cambiare stato d'animo. Io non mi cambio. Tu sai, come ci si sente ad essere dei prigionieri? Male. E adesso cosa fai? Io adesso mi arrabbio tanto, 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 Perché ti arrabbi tanto? tanto. Io adesso Cosa fai adesso? spengo Tu non tutto. spegni niente. Io Non spegni spengo tutto. niente. Io adesso No, spengo assolutamente, non puoi fare tutto. più niente. Non puoi più fare niente. Adesso comanda completamente Io creo la Laura. bolla. Non crei Sì. niente, non stai creando niente, non hai più il permesso di creare nella sfera energetica di Laura, sei finito. Mi sto Non arrabbiando. puoi più fare niente. Lasciami con Laura. Disconnetti Laura. Disconnetti Laura. Disconnetti. Laura. Disconnetti. Laura. Sì. Come stai? Laura? Sì. C'è tantissima energia nel mio corpo. Come stai, Laura? Come ti senti? Mi Come ti senti, dimmi. sento stranissima. Come vedi Melchior? È un puntino. Da dove arriva questa energia? Da me, in realtà. Benissimo, vedi? Non lo lasciare andare, trattenilo ancora. Continuiamo Sì. a giocare. Lo facciamo solo per farti capire quanto la tua volontà veramente è l'unica forza che muove tutto in te. Grande. Cioè, per tua stessa volontà hai permesso che lui facesse questo con te. Immagina quanto è onnipotente la tua essenza. Tu, quanto sei onnipotente. Vuole dire qualcosa Melchior adesso? Ora Melchior esce completamente. Aspetta, 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 facciamo un'altra cosa. Melchior può essere, come dice, diciamo, distrutto nel tuo spazio energetico, nel senso che viene annullato, vengono annullati tutti gli esperimenti, tutto, perché il tempo non esiste se non viene creato. Quindi adesso andiamo nel momento in cui tu ti sei accordata con lui. Vai a quel momento dove giocavi e lui ti ha fatto la proposta che gli piaceva la tua energia giocosa. Bene, Sì. Io cosa succede? Sei lì? vedo come un peduncolo, vedo che si sta connettendo a livello sottile, capisci? Vai al momento in cui lui ti fa la proposta, che vuole la tua Sì. energia, perché è bella, gli piace per creare. Sì. Vai, a questo punto tu puoi prendere nuovamente una decisione, se lasciargliela o no, se fare, stringere un patto con lui o no, firmare un contratto o no. Cosa vuoi fare? No. Dimmi. No. Cosa succede? Raccontami. Adesso Sì. Per io ho creato una bolla di luce. cosa? Ce l'ho tra me e lui. Basta dire di no e tutto finisce, scompare. Guarda, metaforizziamo questo momento. Al mio 3 tu dici no,
E niente è mai successo. Sei pronta? Bene. Sì. Al mio 3, 1, 2, tu annulli quell'accordo ed è come se non fosse mai esistito. No, Già e sta. io annullo. Fatto. Dimmi cosa vedi. Vedo tutta l'energia che entra dentro di me e non c'è più niente. Entra da dove entra? Dove stava? Questa Non c'è più niente. energia da dove entrava? Questa energia era già dentro di me. Era già dentro di te. Sì. Ok, come ti senti? Molto leggera. Sento una cosa nelle mani. Sento tantissima energia, la sentivo anche prima. Però pensavo fosse sua, invece è No, no, mia. no, no, non è sua. È che tu ti sconnetti e che aspetta, e tu ti aspetta, giochiamo un po' prima, ma già eri disconnessa da prima. E Sì. quindi la tua energia non era più sotto controllo. Ok, adesso dimmi se vedi Melchior. Vedo una zampetta che fa così, molto Dove? lontana. È davanti a me. Bene, se tu lo vedi significa che in qualche... C'è una connessione, non vuol dire che sei connessa con lui, però stai aprendo come un canale, può essere comunicazione, può essere qualsiasi cosa, eh? Però se vuoi puoi annullare qualsiasi contatto con lui. Lo distruggiamo, in termini relativo, perché il tuo potere azione soltanto nella tua sfera energetica, quindi se vuoi distruggerlo fallo, ma succede, è una cosa che succede solo nella tua sfera energetica, rompi qualsiasi contatto, come se non esistesse per te. Ok. Al mio 3 lo fai. 1, Sì. 2, Stop. Bene, È dimmi se... uscito. Benissimo. Vedi, Non c'è dimmi più se vedi niente. Melchior. No. Qualcuno chiama questo distruzione pensando che sia distrutto. In effetti è distrutto, ma nella tua sfera energetica. Oltre, il tuo potere non ha nessuna azione, a meno che non sia una co-creazione con altri esseri, ma è una cosa diversa. Fatto. Dimmi adesso, controlla nel tuo corpo. Dimmi se vedi Sì. qualcosa di non tuo. Allora, vedo un fiore come una rosa bianca e come un cucchiaino. Però non so, qua. Qui è il cucchiaino e qua la rosa. Aspetta, non vedi più quel braccio meccanico, quel sistema, quella pallina da destino, no? Di No. chi è la rosa e il cucchiaino? Di chi sono? Mi viene in mente Omram, ma non sono sicura. Omram? Aspetta, che cucchiaino. Dov'è Omram? Dov'è Omram? Non c'è. Mi fai parlare con Omram? Sì. Omram? Dove Sì. sei? Non ti vediamo più. Ombra. Sono andato anch'io. La rosa e il cucchiaino? Energia Di chi? E mia, perché perché l'hai lasciata lì da lei? potrebbe averne bisogno. Ombra, torniamo sempre allo stesso punto. Perché creare un bisogno? Lei ha perso suo padre, cerca di capire. E quindi? Io sono come una sostituzione. Omram, non, perché sostituirti un altro? Perché creare un bisogno? Perché creare una dipendenza? Hai visto che prima non sei riuscito, perché non puoi ovviamente, a fare qualcosa per lei? Perché deve farlo lei. Siamo completamente autonomi e indipendenti, possiamo fare tutto per noi stessi, chiunque può fare tutto per se stesso, a meno che quell'altro non decide di dipendere da un altro. E lì cominciano i problemi, perché si perde una parte del potere per cederlo agli altri. Tu stai cedendo una parte del tuo potere a lei. No,
Sii indipendente anche tu. Non hai bisogno di lei. Lei non ha bisogno di te. Una volta che siete indipendenti, entrambi autonomi e perfettamente consci, coscienti della situazione, potete fare quello che volete, potete divertirvi, potete interagire, ma da indipendenti, non da dipendenti. Hai ragione. Lasciami con Laura. Laura, tu Sì. vuoi portare con te l'energia di Omram? No. No. Puoi dirgli di riprendersi le sue cose. E avete voglia di comunicare, di fare, ma sempre da indipendenti. Io lo ringrazio, ma levo tutto. Non c'è più niente. Benissimo. Poi se volete giocare, comunicare, potete fare quello che volete, ma sempre senza perdere l'indipendenza. Il problema è questo, che quando si interagisce, poi si finisce per cedere il potere all'altro. È lì il problema. Adesso facciamo un ultimo controllo. Dimmi se vedi qualcosa all'interno del tuo corpo che non ti appartiene. Allora, io vedo ancora nel cervello, come spiegarti, come se fosse un cuore dorato. Di chi è? Ci sono puntini, Sì, di chi è ci sono questo? puntini. Di chi è questo cuore? È una connessione con le stelle. Puoi levare anche questa cosa qua? Io voglio levare anche questo. Ma vediamo cos'è prima. È una connessione. Con chi sei connessa? Con le stelle. Andiamo al momento in cui si è creata questa connessione. Vediamo di capire cosa è successo. Vai lì. Dove sei? Sono davanti a una figura bianca luminescente. Hai un corpo sulla terra? Beh, No. cosa succede? Vai avanti. Ok, hanno creato questa connessione. Perché sanno che devo andare, Dove devi andare? che devo andare sulla terra. Perché E perché l'hanno creata? sanno che sarò, come si chiama? A me mancherà, a me mancano sempre le stelle, a me non piace la terra. E chi è che crea questa connessione? È un essere di luce. Come si chiama? Wow, mi viene una cosa strana, mi viene Avatar. Va bene. Mi fai parlare un attimo con Avatar? Sì. Avatar? Sì. Ciao. Sì. Sai da dove ti sto chiamando? Dal passato. E sai da quale luogo ti chiamo? Dalla terra. Ti ricordi di Laura? No. Ti ricordi delle connessioni con esseri sulla Terra? Ti No. osserva Laura. Te la ricordi? Avatar? Sto guardando nel suo corpo energetico. Cosa vedi? C'è una piccola macchia. È Cos'è quella macchia? il suo legame con entità non valide. Dove sono queste entità? Dove Sono qui, qui? all'interno del corpo, nella parte destra, a livello dell'ovaio. Con chi sto parlando? Sono Melchior di nuovo. Melchior, che ci fai ancora lì, Melchior? Io non lascio. Lasciami con Laura. Laura, disconnetti. Sì? Laura, vedi Ma perché è Melchior? così difficile? No, non è difficile. È che ci sono delle cose che
dobbiamo capire. Dove vedi Melchior? Sì, ho visto anch'io. È rimasta una traccia qui, proprio dove ho male adesso. In qualche maniera Melchior è in relazione con quel cuoricino che hai visto sulla testa? No, Probabilmente sì. guarda, guarda se c'è una relazione, una Ah, connessione. è una connessione in realtà di luce e ombra. Vedo una cosa che è luminosa è come qua, però sono Ecco. cose diverse però. Ok, questa connessione l'hanno fatta apposta perché tu dovevi andare sulla Terra, corretto? Penso di sì, sono un po' incasinata. No, no, no. Sì. No, non ti incasinare. Dimmi, questa Dimmi. connessione è stata fatta perché dovevi andare sulla Terra? Me l'hai detto prima. Ricontrolla. Chi Sì. l'ha fatta? Chi l'ha creata? Allora, entità di luci, siccome adesso io ho capito, io sono stata presa da questo draghetto che si è connesso con me, però io appartenevo alle stelle, capisci? Loro non hanno potuto, io avevo già firmato il contratto e non hanno potuto, però mi hanno lasciato questa connessione in modo che non stessi troppo male andando via da loro. E qual è la connessione tra questa connessione e Melchior? Allora, loro sono gli esseri di luce delle stelle, sono qui con il loro cuoricino. E qui c'è questa cosa. E qui c'è questa cosa. E c'è una connessione. Io vedo nero e luminoso, qui invece è solo luminoso e dorato. Melchior sta utilizzando quella luce di quella connessione per fare le sue combinazioni? E Esatto. perché lui ha il permesso di utilizzare quella luce? Che relazione c'è tra Melchior e quella connessione? Andiamo a vedere una cosa così, spera un secondo. No, sono purtroppo Tu mi parli di miope. esseri di luce, no? Sì. Osserva uno di questi esseri di luce, che è Avatar, mi dicevi. Perché Sì. è così luminoso? Da dove arriva questa energia? Loro sono nelle stelle. Tu guarda Avatar e dimmi da dove prende questa energia per essere così luminoso. È un mondo bellissimo. È un universo in creazione. Da dove prende quell'energia Avatar? Lui è connesso con questo mondo di creazione. Io vedo come una bacchetta. Non possiamo esplorare tanto perché non ci arriviamo abbiamo delle risorse energetiche limitate quando siamo Sì, su questo corpo fisico, sì, quindi facciamo così. sì. Ti ricordi quando dicevo bisogna essere completamente indipendenti, altrimenti si crea una connessione e poi si può interagire da indipendenti, Sì. 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 altrimenti la relazione diventa interferenza. Quindi Sì. facciamo una prova e vedi cosa succede. Disconnetti da tutto e tutti. E vediamo cosa succede, perché alla fine è tutto in relazione con tutto. Il problema sta, è interferenza o interazione? Sono due cose diverse. Allora, sei pronta per disconnettere da loro con questa connessione, che poi le connessioni le puoi aprire e creare in qualsiasi momento, aprire e chiudere in Sì. Sì. qualsiasi momento, questa interazione, qualcosa di fisso e qualcosa che sta lì, di fissato. Io voglio disconnettere con tutti perché mi rendo conto che mi fanno vedere delle cose che non sono vere. Rompi questa connessione, annullala. Se Annullo. l'hai creata attraverso un patto, un accordo, un contratto, rescindilo, rescindilo. Via. Bene, quando non vedi più questa connessione, dimmelo. Stanno succedendo cose strane. Dimmi. Qua. Nell'occhio è come se ho sentito una disconnettere. Roba strana. Infatti, mi ricordo che entrava sempre una stella quando ero piccola. Entrava una stella di luce proprio in quest'occhio qua. Adesso ho sentito scucirsi tutto. Poi, cos'altro E succede? sento una cosa qui che mi fa male e vorrei disconnettere anche quella. Disconnetti da tutto. Succede, Laura, dimmi. Che Ah, ok. succede? È talmente sottile e sensibile che solo la cuffia mi fa un po' male, capisci? Disconnessa? Allora,
Sì, disconnesso. Disconnesso. Allora, osservati nel tuo corpo e dimmi se vedi impianti o connessioni, qualcosa di non Allora, tuo. sento tutta la parte destra più pesante. Voglio far uscire le cose dal piede. Sento tutta questa parte che è dolente già da 2 anni. Sento tutta una congestione sulla parte dell'inguine destro, ginocchio, gamba. Voglio far uscire tutto. Si Cosa può? c'è lì? Sì, certo, cosa c'è lì? Di non tuo, come lo vedi? Vedo pallini sempre di luce e vedo cose qui, però adesso voglio far uscire tutto. Di chi sono queste cose? È di quelli delle stelle. Allora, chiama tutti quelli che in questo momento hanno lasciato qualcosa in te. Sì, chiamiamoli Qualsiasi, tutti, qualsiasi essere, tutti. Dimmi chi vedi, esatto. davanti a te chi vedi. Ok, principalmente sono 2 persone più avanti e una più indietro. Però ne degli aspetti molto angelici, strano. Prova a leggere il loro DNA. Ricostruisce le loro forme attraverso questo codice genetico. Ok, sono cose in realtà oscure e cristalline. Oscure e cristalline. Quindi hanno perso la loro forma angelica. Quello è un archetipo in base alla nostra cultura, eh? Non Ah, capisco. Sì, certo. bene, non lo sapevo. Va bene. Melchior, lo vedi? È anche lì lui davanti a te o no? Adesso lui è andato. Ma c'è qualcosa di suo in te o no? No, basta. E perché era venuto? No, lui non è venuto. Prima era riapparso, Ah, sì, prima no? sì. Perché era riapparso? Era questa forma nel mio corpo. Era nel tuo corpo ancora? No, perché era connesso con quegli altri, capisci? Ah, Con quelli di ok. luce, per Quindi questo era riapparsa. Melchior era connesso con gli esseri di luce. Sì, porca miseria. Collaborava, no? Ok, aspetta un attimo. Chi è il capo di questi esseri di luce? Ti sembra una cosa strana, ma io vedo la figura. Vedo la figura cristiana. Bene, se si vuole presentare con questa figura, noi siamo in un paese cattolico, comunque in qualche maniera informazioni di questo tipo ce le abbiamo nel nostro inconscio. Va bene, come si chiama? Jesus. Ah, pure, Gesù si fa chiamare. Mi fa parlare con Gesù? Gesù! Ho l'onore di parlare con Gesù. Cosa Sì. ci fai lì? Prendo ciò che è mio. Cos'è tuo? Tutto. Perché ti fai chiamare Gesù? È un modo convincente, no? Sì, infatti, siamo così convinti che tu sia Gesù, guarda. Comunque. Ai, stanchezza. Lasciami con Laura. Laura, non sprechiamo energie. Non c'è più tempo. Dimmi soltanto una cosa. Come collaboravano questi esseri di luce con Melchior? O come collaborano? Ti faccio delle domande più dirette perché devo andare più Sì. veloce. Durante quelle fecondazioni, durante quegli esperimenti genetici, Melchior metteva la parte nera e questi esseri di luce la parte di luce? Sono domande, dimmi se vedi questo. In realtà, lui, loro non sono proprio cattivi. Sì, ma non voglio dire questo, eh. Voglio solo sapere se c'è questa collaborazione. Nel senso che loro erano più legati a me e volevano semplicemente darmi un po' di sostegno e lui ha utilizzato questo. Loro non potevano disconnettersi completamente perché io avevo creato legame, quindi loro mantenevano come una fiammella che lui utilizzava, però si sono resi complici, certo. Certo, sono stati complici in una certa maniera. Questo perché? Perché si creano sempre delle dipendenze. Quando si Sì. può creare da creatori autonomi. Sì.
Io ho dato il via a questo. Sì, Io ho dato il via a. per forza, perché se no senza la tua volontà non poteva succedere niente, È questo è come sicuro. troppa bontà e loro hanno fatto la stessa cosa. Bene, però quello che non capisco è perché appaiono con te sotto la forma angelica e col nome di Gesù. No, sono due cose differenti. Aspetta, fammi capire. Sono due cose differenti. Quanti esseri stai vedendo davanti a te? Io adesso vedevo tre persone Tre e uno persone. ver tre, però non c'entrano loro delle stelle. Queste sono cose che non capisco da dove vengano. Aspetta, Laura, andiamo con calma. Quanti Sì. Tre. esseri vedi davanti a te? Tre. Uno chi è? Mi sembra una cosa stupida da dire, Padre, Dimmi. Figlio e Spirito Santo. Ah beh, ok, io guarda. Cioè, dai, dove andiamo con queste cose? Non andiamo da Oh. nessuna parte. Hai capito di cosa si sta trattando? Basta, sì. Io voglio essere libera anche da questo, capisci? Hai capito? Hai Questo, capito? sì, ho capito. Oh. Questo viene prima, cioè tutto questo che viene dopo è comunque controllo. Tutto controllo. Controllo della Chiesa, controllo di tutto Tutto, quanto. Io non tutto. voglio controllo, non mi interessa. Io Esattamente. Già alla fine abbiamo questa voglio informazione. purezza. Sì, basta. Esattamente. Io voglio purezza. Vedi come l'hai smontato tutto alla fine? Sì. La base dov'era? La sbase? Creatore, basta, La basta. Sì. religione. Alla fine, per quanto noi diciamo di non essere religiosi, però alla fine Infatti. l'educazione che abbiamo avuto da piccoli lascia un segno. Calogero, questo è successo, ascolta. Io meditavo, io non sono molto cattolica, non sono mai stato perché non lo so, non mi sento connessa con questo. Ma io meditavo molto, mio padre è stato prigioniero in India nella Seconda Guerra Mondiale. E lui mi ha portato delle cose, delle comprensioni. Io sono molto legata all'India, sono stata in India e mi ha lasciato questa spiritualità più ampia, capisci? Più disconnessa da tutto. Ma una volta ero rientrata con mio marito a casa, faccio una meditazione e vedo la Madonna. Io non vedo la Madonna, capisci? Cioè, e questa Madonna mi dice una cosa, mi passa un'informazione nella testa e mi dice di puntare la sveglia alle 8 del mattino. Contro qualsiasi logica io punto la sveglia alle 8. Il mio marito mi dice non puntare la sveglia alle 8, che cosa stai dicendo? Dobbiamo dormire, eccetera. Io punto la sveglia alle 8, esco dalla camera e la camera è crollata, capisci? Cioè è crollato tutto il soffitto grazie a questa informazione ricevuta da questa persona che io ho visto che era una Madonna, capisci? Quindi ci sono questi archetipi che vengono da me e mi passano informazioni che mi hanno sempre preservato la vita. Quindi io non so adesso che cosa è stato, cosa non è stato. Non ho i riferimenti cattolici tradizionali perché sono cose che non mi piacciono, non so come spiegarti. Aspetta, Io ho facciamo una ricordi cosa. di. Sì, È facciamo un una cosa. po' Discone funzionale, sì. chiudiamo la sessione e poi Sì, riprendiamo. grazie. Ok. Ok, adesso al mio 3 tu disconnetti da tutto e tutti, elimini qualsiasi accordo tu abbia fatto nella tua esistenza. 1, Ok. 2, Sì. Ok. bene, come ti senti? Wow. È come se avessi fatto una lotta di 10.000 anni. Sento un po' stanca. Sì, è normale. E dimmi se vedi qualcuno lì con te. No, non c'è nessuno. Osserva nel tuo corpo, facciamo un controllo rapido. Dimmi se ci sono delle cose non tue nel tuo corpo. Pulito. Pulito. Benissimo. Adesso con queste condizioni esoteriche nuove, osserva il tuo futuro professionale, come lo vedi? Vedo luce, mi vedo danzare, è una cosa che volevo fare e sarà una cosa molto bella. Futuro sociale, diciamo, rapporti con l'esterno, con gli altri. Vedo che sono al centro di una. Come di una comunità. Mi vengono i brividi. Quando mi vengono i brividi sono cose che succederanno. Vita sentimentale, familiare. Vedo un uomo dietro di me che mi protegge, che mi abbraccia. Ok, va bene. Sei pronta per rientrare al presente? Da dove parlo? Sì? Bene, quindi adesso conto da 1 a 3, a 3 Sì? rientra al presente da dove parlo. Sì. 1, il tuo corpo comincia a risvegliarsi, lo senti riprendere la sua forza, la sua energia. 2,
ti senti meravigliosamente bene, senti il corpo leggero. 2. Senti una sensazione di benessere, di pace per tutto il corpo, ovunque. Ti senti bene, sei rilassata e tranquilla. Adesso, con le tue frequenze, con la tua energia, ti ricarichi, riprendi la tua forza, finisce la tua stanchezza, ti senti forte, piena di energia, piena di felicità. Sento una cosa qui. Cos'è? Non lo Guarda, so. guarda. Ok, è una pallina di Di chi è? luce. Di chi è? Non lo so. Voglio via anche questa. Aspetta, vediamo cos'è. Di chi è? Chiama il proprietario. Omram. Uff. Omram. Che palle. Mamma mia. Senti, stavolta dai, stavolta fammi Basta, basta. parlare con lui per favore. Sì. Sì. Omram. Omram. Cioè, adesso non è più bello quello che stai facendo. Adesso non hai più voglia di aiutare. Adesso è proprio rompere le scatole. Sei nel tuo processo di consapevolezza. Fattelo. Basta. Lasciami con Ok. Laura. Laura? No, Sto sciogliendo, lo sto no, mandando vai al via. momento perché mi sa che l'ultimo accordo era con Omran che non hai sciolto. Vai al momento in cui tu accetti la presenza di Omran. Vai a quel momento. 17 anni, sono a Milano e ho un suo libro in mano. Osserva energeticamente quando allacci un rapporto con lui. Ok, ho il libro in mano e ho bisogno di aiuto e lui entra. Annulliamo. Bene, vuoi annullare questo momento? Alza quante cose hai fatto nella tua vita, eh? Troppe. Dai, vai a quel momento e annulla. Puoi Stacco. anche leggere il libro, non dipende dal libro, dipende da te se lo accetti o no, come se accetti di cedere il tuo potere a lui. No. No, basta, stop, finish. Ok. Ah, dimmi se vedi quella pallina ancora lì. Dove No. sta Omram? Basta. Non lo so. Ah. Che parto. Dai, tre. Arrivo. È fatto. Sì. Finite, finite, vai apri gli occhi. Vai. Ok. Oh. Come ti senti? Fisicamente come ti senti? Beh, Spossata. Infatti, oh, abbiamo lavorato tantissimo, eh? È però normale adesso, vabbè. Oggi non ho pasta. Sì. riposati, mangia bene. Wow, ma avevo proprio tanta roba addosso. Ma sai che purtroppo quando si pensa, quando si aprono tante connessioni, no? Sì. Anche di queste, diciamo, di alte vibrazioni, no? E poi alla fine Sì. sono tanti di quegli accordi, uno dietro l'altro, e mamma, Sì. poi tirarli fuori è È un casino. complicato, è complesso, non complicato, è complesso. Perché uno nasconde l'altro, cioè la devi, se non Sì. togli una cosa non vedi l'altra, quindi devi smontare le Che cose sai piano piano. cosa succedeva? Vedevo tutto bello, ma dopo ho visto da sopra ed era una cosa che mi facevano vedere. Certo, questo sì, Capisci? certo. Ci Pesante. sono delle immagini che si interpongono sempre tra una parte e l'altra. Comunque, basta, ti lascio adesso in pace, ti lascio Grazie. riposare. Ti chiedo se vuoi che si Sì. pubblichi la tua sessione. Sì, ma non oscurato. Va bene. Ok? Chiudo la registrazione, però rimani un attimo online. Sì. Ciao. Ciao.